volontà. Chi ce l'ha? Il più forte dei forti, niente lo fermerà. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità. Per poco in ogni incontro si nasconde uno scontro. Sa che non ci sono tregue, è la storia che prosegue. Raccogliti, siamo tutti qui, non c'è drago chiuso per chi così. Drago perché ogni sfera è la magia che risplende. Ragazzi, questo nuovo video oggi voglio fare una specie di speciale per aver raggiunto i 12.500 iscritti, tanto per fare uno speciale in più, in cui volevo farvi un altro cartone animato. La scorsa volta vi ho fatto, per i 5.000 iscritti vi ho fatto la saga di Dragon Ball Z. Stavolta vi faccio la saga di Dragon Ball GT, quindi andiamo subito ad analizzare gli accordi. Allora, questa canzone non necessita del capotasto, quindi cosa bellissima. È difficile, perché le canzoni dei cartoni animati non so come mai sono piene di accordi, però sono facili gli accordi, sono sempre gli stessi. Ok, andiamo subito a vedere. C'è strofa e ritornello. Allora, anzi, strofa, pre-ritornello e ritornello. La strofa parte con un La minore, Sol, Fa, Sol. Due volte, quindi facciamo un La minore. Volontà, chi ce l'ha? I più forti, i forti, mentre lo fermerà. E rifacciamo La minore, Sol, Fa, Sol. Semplicemente quattro accordi, andiamo a vederli. La minore. Primo dito sul primo tasto della seconda corda. Terzo dito sul secondo tasto della terza corda. Secondo dito sul secondo tasto della quarta corda. Ok. Sol maggiore. Mettiamo il quarto dito sul terzo tasto della prima corda. Terzo dito sul terzo tasto della stessa corda. Secondo dito sul secondo tasto della quinta corda. Fa maggiore. Questa è la tab. Mettiamo il primo dito come capotasto, come barré, e mettiamo la posizione di Mi maggiore. Se voi non riuscite, mettete il primo dito sul primo tasto della seconda corda e fate questo Fa maggiore facilitato. Ok? E poi facciamo di nuovo Sol. Quindi volontà, chi ce l'ha? Il più forte dei forti, niente lo ferme. Di nuovo Ra, se gli va, può cambiare le sorti di questa umani. Per ritornello. Per poco in ogni incontro si nasconde un incontro, lo sa. E non ci sono tregue, è la storia che prosegue. E poi andiamo al ritornello. Qui il pre-ritornello è formato da ancora quattro accordi che ripetiamo per due volte, cioè Re minore, La minore, Sol maggiore e La minore, per due volte semplicemente. Quindi andiamo subito a vedere il Re minore. Facciamo il primo dito sul primo tasto della prima corda, terzo dito sul terzo tasto, quarto dito sul terzo tasto della seconda corda e secondo dito sul secondo tasto della terza corda, ok? E lo facciamo quindi in ogni incontro si nasconde uno scontro, lo sa. Di nuovo. E non ci sono tregue. E qua ci fermiamo sul Sol maggiore. È la storia che prosegue. Ritornello. Re maggiore, Dragon Ball GT. La maggiore, siamo tutti qui. Si minore, qui c'è un drago. Sol maggiore, più di così. Re maggiore, ok? Dragon Ball perché ancora La maggiore e ci fermiamo sul Sol maggiore. Ogni sfera è la magia che splende. La maggiore in te. E ricominciamo. Quindi gli accordi in questione sono Re maggiore per il ritornello, La maggiore, Si minore, Sol maggiore, quindi quattro accordi. Poi ritorniamo su Re maggiore, ancora La maggiore, direttamente Sol. E poi per ritornare sul Re, quindi ricominciare tutto, passiamo sulla maggiore. Quindi Dragon Ball GT, siamo tutti qui, c'è un drago.
ok? Il ritornello, per la seconda volta tutto quello che abbiamo suonato. Voi lo sapete, il re maggiore, quindi secondo dito, secondo tasto della prima corda, terzo dito, anzi sì, sul terzo tasto della seconda corda, primo dito sul secondo tasto della terza corda, dalla quarta corda in giù. E il La maggiore, importantissimo, cioè primo, secondo e terzo dito sul secondo tasto della seconda, terza e quarta corda, dalla quinta corda in giù, ok? Poi il Si minore, accordo difficilino, mettiamo il barré sul secondo tasto della quinta corda, in giù, e facciamo la posizione di La minore, scusate, sì, di La minore. Se voi però non riuscite a fare il barré, mettete il primo dito sul secondo tasto della prima corda e suonate solo le quattro corde. La sesta e la quinta non la suonate, ok? Quindi, drago GT, siamo tutti qui, non c'è un drago più super di così. Drago perché ogni sfera è la magia che risplende. Di nuovo, drago GT. Da qua ragazzi, per passare al Si minore ci mettiamo un Fa diesis, a caso, sentite l'effetto, ok? In te, drago GT. Questo accentua molto il passaggio dal La minore al Si minore. Va bene? Come lo formiamo? Questa è la tab, barre, schifosissimo. Però voi potete fare il Fa diesis facilitato mettendo il primo dito sul secondo tasto della, della seconda corda e suonare o solo le corde in mezzo o mettendo anche il pollice sul secondo tasto. E verrà così. Finiamo con un La minore. Ragazzi, questo video tutorial è finito. Spero vi sia piaciuto. Sono stanchissimo, non so neanche come ho fatto a dire gli accordi. Spero vi sia piaciuto, mettete un mi piace, ditemi cosa ne pensate per la canzone, per le canzoni dei cartoni animati. Se volete altre canzoni scrivetemelo nei commenti, cioè sto cercando di rispondere ai commenti vecchi. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Bella!